Tutte carissime amiche, carissimi amici, io mi trovo con mio marito in uno store di cinesi a San Giovanni Rotondo. Noi siamo in vacanza e più che vacanza stiamo trascorrendo qualche giorno così, appunto perché mio marito è in ferie, abbiamo deciso di farci la zona del Gargano. Abbiamo trovato l'albergo stupendo proprio a San Giovanni Rotondo e stiamo praticamente appunto qui trascorrendo questi giorni di ferie di mio marito, e io mi sto riposando senza farne servizi, piatti e cucina. Mamma mia che bello. Vabbè, giusto per una comparazione per quanto riguarda i prezzi, è chiaro che non credo che mi seguano persone da San Giovanni Rotondo, però voglio dire, questo è un bagnoschiuma, vabbè, però giusto per comparare un po' i prezzi. Qua ci sono i bagnoschiuma della Tulipa Negro, che io non li ho mai provati e non credo che li proverò mai. Poi andiamo proprio nella zona dei detersivi, che noto che comunque non è proprio di quelli molto molto forniti da quello che posso vedere, però comunque qualcosa la troviamo. Io questi cristalli non li ho mai presi, perché questi qua si devono aspirare con l'aspirapolvere, ma non li ho mai provati sinceramente. Là ci sono tutti i dual power per il frigo, pelle, microonde, ma non li ho mai comprati e non li comprerò mai. Acciaio, vabbè. Poi c'è addirittura anche le superfici in plastica per fughe e muffa. Poi ci sono i un tipo di Chantecler, questo sarà uno sgrassatore molto potente, la mucchina. Beh, qua ci sono degli appretti, no, non sono appretti, questo è per spray per straccio, no, non lo comprerei mai io. Diciamo che i prezzi più o meno siamo come quelli di Bari, eh? Non è che cambia tanto sinceramente, eh? Qua ci sono degli sgrassatori, diciamo che i prezzi più o meno stiamo lì. Questi sono l'acce VC gel con candeggina. Questo qua, VC Active Gel di Ambipure, io non l'ho mai comprato e provato, quindi non so sinceramente come sono. Poi ci sono questi CIF, questo ho mai provato, CIF acciaio, vediamo che cosa c'è scritto qua, con agenti lucidanti, brillantezza senza aloni. Vabbè, poi c'è il Vim via Cal, che cos'è, quello di caffè, questo Bref super brillantante a 2,90. Poi ci sono i Rio Casa Mia, Rio Boom Boom, i Rio Casa Mia Nutrip, sapone alcol, che a me non piace, provate la mucchina, provate, e a me non piace. Poi che cos'è questo via Cal anticalcare, questo sorto di flaco, 6 euro, e vendi anche, no? Ah, poi qua ci sono gli OIS a 5,50. poi dipende dalla profumazione, questo 5,70, 5,50, poi c'è questo a 6 euro. Perché c'è questo cambio di prezzi? Io sinceramente questo non lo riesco proprio a capire, a comprendere. Qua c'è il coccolato, vi cattura odori, Merilou gel a mano e in lavatrice, dual power flamingo a 3,90 euro. Qua ci sono i Rio Boom Boom
a 1,40 euro. Poi sopra c'è questo detersivo Well a 2,20 euro, mai provato. Vabbè, qua c'è questo Dash Diamond Bright smacchiatore, il Vanish Napisan, ma un Napisan 3,90 euro, sto coso piccolino qua, e voi che sei sempre te Ava, e voi che sei sempre là, traduco Ava, Ava come lava, 3,50 euro. Poi c'è il Dash a 8,80 euro, ma vabbè, non si può, non si può, cioè vabbè, 37 misurini, 11,60 euro. Poi queste pods qua, non ne parliamo. Ah, vediamo, beh, qua ci sono queste pods 12,40, 14,40, vabbè. Poi qua ci sono i Lenor, buonissimo, questo qua è ottimo, più buono. Anche il Dash, ma questo qua secondo me è il top, secondo me. Ah, vedete cosa ho trovato, il detersivo Ariel, che poi dopo lo voglio sentire l'odore di questo qua. Mary Lou ammorbidente, allora come ammorbidenti. Poi c'è quest'altro Ariel a 5,60, però molto caruccio questo, mamma mia, questo 4,60 su cosa ride piccoli, questo dur da Natale a Santo Stefano. Cioè sto praticamente vedendo che non è che ci sta questa grande scelta. Poi ci sono questi Mary Lou qua che io non ho mai provato, poi ci sono questi ammorbidenti. Io sinceramente ormai sto a posto perché ho comprato i Nuvoletta e quelli sono per me l'over the top. Questi qua della Romar, oceanico, rosa canina, delicato, rilassante, ma sì, quelli sono tutti da sentire, ma poi dobbiamo vedere se veramente si sente l'odore, il profumo. Fatemi dire bene, ancora poi ci sono le persone, non si dice odore, si dice profumo. Madò. E questa è tutta la sfilza, vediamo se ci sono anche i panni, così vi faccio vedere se ci sono, vediamo che panni ci sono qua. Cioè non c'è questa grandissima scelta, da quello che vedo. Vabbè, ci sono questi panni della K-Clean che si vendono proprio nei cinesi, però non vedo diciamo i panni tipo Chantecler, Vileda, eccetera eccetera. Ci sono, ah, c'è questo il Vetex, ma no, manca regala magico panna a 3,40 euro, questo è duro la pietra, no, questo che cos'è? Ah, addirittura hanno fatto della Fatigati il tappetino per il frigo, permette di mantenere gli alimenti freschi più a lungo adattandosi a tutti i tipi di frigo. Ma guardate, e vabbè, è praticamente, questo è un foglio e una persona deve, per tutti i frigoriferi ne deve prendere non si capisce quanti. Ma io passo la pezza una volta e pulisco e finisce la storia. Vabbè. Comunque, ragazze, carissime amiche, queste sono le cose che ho trovato. Niente di che. Questa è la panoramica. Niente a che fare assolutamente con gli store che vi ho fatto vedere in altre circostanze. E vedrò di farvi prossimamente, quando tornerò a casa e avrò modo, vi voglio far vedere proprio
il tour del Pro Shop, dove ho appunto trovato in Nuvoletta, che veramente non è fornito, è super fornito. Comunque spero che questo video vi piaccia. Una volta online da San Giovanni Rotondo, un bacione, alla prossima, ciao.